Una raccolta fondi è stata avviata per la realizzazione del cortometraggio Oltre il muro per la regia di Nando Morra, ma vediamo i dettagli nel servizio. Si chiama Oltre il muro, il progetto sul nuovo film breve che il regista, attore e sceneggiatore campano Nando Morra ha intenzione di girare nei prossimi mesi. Una nuova produzione dopo il successo del cortometraggio Il seme della speranza, premiato in diversi festival nazionali ed internazionali, che prosegue sulla scia dell'impegno sociale. Per realizzare il progetto in maniera indipendente, Nando Morra ha deciso di affidarsi al crowdfunding con la piattaforma Produzione dal basso. Abbiamo fatto partire questo crowdfunding su una delle piattaforme più in voga, diciamo, per quanto riguarda appunto la gestione dei crowdfunding, che è Produzione dal basso. Io sono anche presidente e fondatore della Rampa Film, che è questa associazione di promozione sociale con la quale abbiamo appunto abbiamo fatto partire questo crowdfunding perché crediamo molto in questo progetto, io in primis chiaramente, ed c'è tutta la mia intenzione di realizzarlo. Purtroppo, come si sa, il reperimento dei fondi attraverso bandi, attraverso sponsor è sempre abbastanza complicato, per cui, poiché sono abbastanza determinato quando voglio raggiungere un obiettivo, specie quando è un obiettivo di natura sociale, qual è questo? Abbiamo fatto partire questo crowdfunding che ha tutta una serie, diciamo, di possibili sostegni che ogni persona, dal singolo, diciamo, individuo all'azienda, può in qualche modo decidere di investire, che partono da 30 euro fino a 1000 euro. Il cortometraggio Oltre il muro, che sarà girato nel centro di Napoli, ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le tematiche sempre attuali della violenza domestica e dell'omofobia. Oltre il muro è una sceneggiatura che ho scritto, soggetto a sceneggiatura scritta qualche anno fa e che avevo nel cassetto e che tratta i sempre purtroppo attuali temi della violenza domestica e dell'omofobia come temi principali, ma tocca anche argomenti come la ludopatia e la dispersione scolastica. Io spero che, visto che sono temi che purtroppo toccano un po' tutti, credo che ognuno in qualche modo nel palazzo, il vicino di casa, il familiare, l'amico, sa che c'è chi in qualche modo è vittima di violenza o anche diciamo, è stato, come dire, emarginato in quanto omosessuale. Quindi credo che sono temi che non possono non toccare tutti e spero vivamente che in qualche modo, spero nella sensibilità di chi in questo momento sta guardando questo video e che magari si incuriosisca, vada a vedere e possa in qualche modo contribuire. Come si dice, l'unione fa la forza, basta in qualche modo un po' essere tutti insieme con un contributo magari un po' più grande in base alle proprie ognuno possibilità e si porta a termine questo progetto. Il prodotto finale sarà diffuso attraverso la partecipazione a festival e rassegne di cinema indipendente, realizzate sul territorio nazionale ed internazionale.